22 giugno 2009. Roberto Cenni diventa sindaco di Prato. Scarta subito il suo primo regalo, un debito di bilancio pari a 29 milioni di euro, un ricordino lasciato dalla precedente amministrazione. Cenni fatti, tagli al superfluo, tagli dei dirigenti comunali, tagli ai lussuosi affitti pubblici, tagli sul consumo di energia comunale, risparmi nelle spese di pulizia per un totale di 5 milioni di euro l'anno. Cultura, ristrutturati i più importanti monumenti della città, eventi culturali, Falla Grossa, Settembre Pretese, Arte per Strada, 140 appuntamenti di estate e 100 nel periodo natalizio. E poi alcuni dicono che non c'è mai niente da fare. Ambiente, Prato, prima città in Italia per il verde, aumentata la raccolta differenziata, no all'inceneritore. La legalità, la Polizia Municipale ha effettuato dal 2009 in poi 26.000 sequestri di macchinari produttivi e irregolari, 600 sequestri di immobili non a norma, 700 ordinanze di demolizioni per abusivismo, 2.600 controlli nelle attività commerciali ed oltre 400 soggetti sanzionati per guida in stato di ebbrezza e stupefacenti. Sociale, gli alloggi messi a disposizione dal sindaco alle famiglie e alle giovani coppie in difficoltà abitativa, oltre 250 appartamenti, asili, nido, posti disponibili superiori alle richieste. Azzerate le liste di attesa per le residenze anziane. 25 milioni di contributi dello Stato per la mobilità in deroga. L'assistenza sociale a famiglie, minori e agli anziani in serie difficoltà hanno ricevuto un incremento del 20% rispetto al 2010. Il futuro. L'obiettivo è portare innovazione nelle imprese, ma anche imprese di innovazione, che creino nuove frontiere di occupazione e far diventare così Prato la città dello sviluppo e dell'arte contemporanea in Italia, nel mondo, ma che dico, nell'universo. Ecco, adesso non esageriamo.